Sotto l'azione del video di mostrazione, no? Nel gameplay di Pokémon Romeda, però volevo avvisarvi che questa serie non la continuo più, questo gioco è troppo complicato, farò Dark Violet. Assieme a questo video farò, cioè questo video sarà assieme a Dark Violet, quindi cominceremo. Allora, ora prendrò la room di Dark Violet e la inserirò qua nel emulatore. Allora, ci vediamo dopo quando ho inserito la room. Ciao. Benvenuti in questo nuovissimo gioco fatto ora, praticamente, del 2014. Dark Violet Version. Oh, questo è un Mewtwo. Tame Subcircuit Bot in Anti-Stalled. Ah, questa è sulla room di Rosso Fuoco. Sì. È modificata abbastanza, non è come Pokémon Red, perché molto meglio. Boy, bello. Name Ghost, lo mettiamo, e anche 60 FPS. Cioè, giocare a Pokémon 60 FPS. Questo momento guarderemo fra 10 anni, quando Pokémon, cioè quando Nintendo avrà tipo potenza PS4. Ci arriva, eh? E chi è Rock? Kai, John? Chiamo Kai. Vabbè. Non so come il nome di suo nipote. Quando ci viene Pokémon, vai, se let's go. Mi ha fatto bene. È una casa di campagna. Questa è una Wii. Questa è Wii console. Hanno fatto tipo la texture, un po' come Minecraft. You can't believe this is happening. My little ghost with the... È vestita come tutta rossa, tutta caricata. Vediamo Pallet Town, che sarebbe Biancavilla. Biancavilla veramente esiste, cioè esiste vicino dove abito io, provincia di Catania. Io sono fatto davvero bene, unendo delle texture si può fare molte cose, pure creando delle texture. E poi io ho l'altro po', c'è l'altra hack di Pokémon, non ricordo come si chiama. I colori sono un po' diversi, perché praticamente c'è no, è diventato, è grigio, tutto è colorato, lui è grigio. Poi nella room in inglese è come Pokémon Rosso Fuoco, diciamo, la storia è quella. Però ah no, praticamente c'è, è modificata la storia. È sulla base di Rosso Fuoco, ovviamente. Però c'è lei. Praticamente siamo in tre. Quindi tutte Pokémon saranno... Che poi ci avete fatto mai caso? Allora, c'erano tre Pokéball. Una la prendi tu, ovviamente, nel gioco. Una prende il Greyhawk. L'altra dove rimane? Un professore? Vabbè, sì. 10 anni, 10 anni. Che stanno facendo? Charmander, seguo Charmander. Vogliamo cambiarci i Pokémon, eh? Ecco, ora proviamo una lotta. No. Niente, neanche la lotta c'era. Questo è un ciccione. Technology is incredible. Vabbè, questa è la giosa. E l'altro dov'era? PKMN. È davvero fatto bene. I font. Cioè, hanno usato talmente tanti programmi che... erano enormi.
E poi questo pesa il doppio della ROM originale. Cioè la ROM originale pesava 4 mega, questo è peso 8 mega. C'è il vento. Ma chi è quel mone che sbatte la porta? Vabbè, tanto salviamo, un'altra volta. Un'altra volta. Sono bestemmie, guarda. Con 5. Vendendo noi dobbiamo salvare. E poi se Sarumi non l'ho vista tempo fa, quindi sarà creato proprio ora, infatti 2014. Poi se tipo che mi fai tanto sarei di Salved. Ah, perché io praticamente c'avevo. Quindi l'ho scaricato sul telefonino. Vabbè, sì. Peace and chunks per backup memory. No, voglio fare il backup della memoria. Cioè, ma... Cioè, ma tu ora... Guarda che poi si può salvare poi da qua, eh? Vabbè. Quindi... O salviamo da qua e tanto se ne frega. Cioè... Ovvio, no? Appena finisco la puntata lo salviamo. What? Salvo tutto il palettano. Questo lo so perché sono venuto a fare il town. Inizia. Hi, I work at a Pokémon Mart. It is part of Gomian China selling... We're located inside of every Pokémon Center. Please visit us in Civilian City. At now, I give you some samples. There you go. Obtain the potion. Ve lo spiego, praticamente c'è la pozione. Ed era quello del Pokémon Market. Che poi è fatto bene. Mi ho dei giochi da alcuni giochi da Game Freak. Io mi sei un po' lento quando si gioca. Tipo quando si può vedere questo nel primo Game Boy. Poco un rosso primo, no? Le notte quando entravano erano tipo a 60 fps. Era next gen. Però soltanto quella era a 60 fps. L'unica cosa. Questa era Viridian City. E poi. Allora. C'è l'avandone. Questo qua è la rosso fuoco. Quindi ci dovrebbe essere l'avandone. Ah, ma c'è tipo come poco fatti ora. Tipo qua. Allora, questa, anzi, qual è il town? Sotto c'è China by Island, Fuxia City, serve Viola City, Emilio, Saffron. La Wonder Town è rimasta sempre com'era. A me non credo. Cioè, non è che ci potevi cambiare, no, non è che chiamavo. Che ne so. La chiamavo New York con la Torre Federale. Premuter City. Indico Plateau, cioè tutte le città tranne la Andonia sono rimaste invariate di nome. Cioè quelle ci hanno modificato tutto sto tizio. Vabbè. A me non c'è cambiato la Andonia. Ma poi è rimasto intrappolato, no, l'alberello! E poi qua c'è il vecchietto sicuramente, infatti c'è il vecchietto. Absolutely forbidden you from going to that private property. Però questo lo so. Allora ragazzi, vedete che per questo primo episodio di Dark Violet sia tutto dannato vento per venire gli spaventi. Quindi il primo episodio sia questo primo episodio sia tutto e ci rivediamo prossimo episodio di cioè prossimo video ovviamente. Ciao. Dove si fosse bloccato?